è questo braccialetto. Mi viene in mente perché è l'oggetto che mi ricorda 2 giorni prima del terremoto dell'Aquila. L'ho acquistato con una mia amica mentre si scherzava quando c'erano le scosse varie dei giorni precedenti. E l'abbiamo comprato così, un po' per gioco, un po' per scaramanzia. E da quel giorno in realtà non l'ho mai tolto, come lei non ha mai tolto il suo di gioiello. E beh, un po' è un ricordo perché mi lega sicuramente alla mia città natale e poi ai giorni dolorosi di successivi. Pronto? 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 Sì, pronto. Senta, qui è un disastro. Dove? Al primo piano del nostro palazzo c'è una signora che è rimasta chiusa dentro, la vedo, strilla. Dove? È via 20 settembre 52, sotto la mensa universitaria. La mia famiglia non è riuscita a accompagnarmi fino a Lima, no? Quindi mi hanno visto solo partire della mia città, Arequipa, e invece da Lima ho salutato la mia CIA, no? E la mia CIA, ma proprio prima di entrare al controllo dei documenti, mi dice: dai, tieni questo, e mi dà una maglietta. Cioè, l'ho disimbustata, ho visto, ed era una maglietta rosa che diceva per uno. E in quel momento mi aveva colpito molto molto la maglietta, perché era già un ricordo che non le avrei voluto portare, perché questa volta, che è già la seconda, anzi la terza volta che vengo in Italia, ho capito che è meglio non portare degli oggetti che proprio ti portano a tristezza più che altro. Se devo pensare a un oggetto che mi lega al mio passato, quell'oggetto è forse una foto della mia famiglia di origine. E in questa foto siamo tutta la mia famiglia al completo, è del 2003 e è stata scattata in occasione di una gita che abbiamo fatto alla Villa Lante di Bagnaia, vicino Roma, ed è forse l'ultima foto che ci rappresenta tutti e sette insieme, perché nel 2004, l'anno dopo, mio padre è morto. E io all'epoca già studiavo fuori Roma, Roma è la mia città, già da un anno studiavo a Pisa, però poi dopo la morte di mio padre diciamo che i rapporti con la mia città di origine sono molto allentati, un po' perché è stato un momento di crescita e di maggior volontà di ricercare una mia identità, e da un'altra parte perché poi ho iniziato a lavorare per mantenermi gli studi e le occasioni per tornare a casa sono state sempre un po' di meno. L'inizio è stata dura, ho avuto difficoltà nel capire il primo anno e mezzo, è stato un po' un anno di assestamento per me, mi dovevo ambientare forse, anche mentalmente era difficile riuscire a capire chi fossi e che cosa volessi. E ad oggi invece ho fatto una scelta netta, una scelta fatta con raziocinio ma anche col cuore. Viaggiare, uscire dalla propria terra e cercare un po' anche se stessi fa indubbiamente crescere le persone. No, non tornerei ora a vivere all'Aquila, perché sono cambiate troppe cose, sono cambiata anch'io. Credo per tutte le persone che vengono dall'estero è proprio la mancanza degli affetti, no? È questo. E la famiglia è l'unica che ti può dare questo affetto, proprio questa mancanza affettiva. E puoi essere sicuro, fiero, che è proprio vero l'amore che sentono verso di te, no? Vorresti trovare il lavoro subito? Vorresti socializzare con le persone e non ci riesci perché magari non parli bene l'italiano. Arrivi qua e ti senti già diversi da tutti, infatti lo sei, no? Cioè, no, fisicamente sei sempre un'altra persona diversa da tutti gli altri, no? E magari non condividi neanche il modo di pensare perché
comunque è sempre diverso il cambio di una società a un'altra. Quello che mi lega a Pisa è un sogno. Il sogno di studiare, lavorare, no? La vita è già un passaggio, no? E uno magari ci pensa di rimanere per un po' di tempo, dici. Inizialmente uno pensa così. Poi col tempo possono accadere tanti successi che alla fine cambiano. E magari capovolgi la tua vita e ti ritrovi in un'altra situazione. Adesso cambiare ancora una volta un'altra città è più semplice. Credo che so già più o meno cosa devo fare, come gestirmi, come cercare di approcciarmi con le persone. Pisa, molti mi hanno sempre chiesto che cosa mi avesse spinto a spostarmi da Roma, che è una città grande, una metropoli, la capitale, piena di università, di eventi, di tutto di più, a Pisa, che in fondo è una città di provincia. E questa domanda mi ha sempre messo piuttosto in crisi, non sapendo in realtà dare una risposta precisa. Penso che all'epoca, appunto finita la scuola, il motivo fondamentale sia stata l'esigenza di sperimentare, di battere strade che non erano scontate e quindi comunque mettermi in discussione e proprio questo elemento, la ricerca di un'identità attraverso ciò che non conoscevo, mettermi di fronte a ciò che non conoscevo e riuscire a capire veramente chi volevo essere, chi volevo diventare. Devo invece pensare a un oggetto che rappresenta il mio presente, cioè la mia vita a Pisa. La prima cosa che mi viene in mente è la mia bicicletta. E, intanto perché la bicicletta è stata la prima cosa che mi è saltata agli occhi venendo a Pisa. Per me era stranissimo il fatto di vedere tutte queste persone che si muovevano in bicicletta, studenti, persone che andavano al lavoro, mamme con bambini. A Roma non se ne parla, intanto per le distanze molto più estese e poi proprio per un'abitudine mentale a considerare la città come qualcosa in cui spostarsi in macchina, ciò che conta sono i punti di arrivo, non i percorsi. E quindi per me è stata anche una piacevole sorpresa la scoperta di potersi muovere liberamente per le strade con il cielo sopra la testa, una acquisizione di maggior libertà di movimento. All'inizio, quando mi sono trasferita qui, la difficoltà era quella di riuscire ad emergere e a trovare un gruppo di cui sentirmi parte. Però sono difficoltà che comunque sia appartengono a una certa fascia d'età di crescita. Io penso a tutti i giovani che fanno nuove esperienze e che spinge questa difficoltà proprio a superarsi ed aprirsi al nuovo. Anzi, questo lo devo a Pisa, anzi devo dire, perché mi ha offerto davvero un panorama di diversità di esperienze culturali che forse a Roma non avrei mai incontrato, paradossalmente, proprio perché qui gli scambi sono più facili. Io ho conosciuto il mio compagno, che è straniero, anche lui viene da un altro paese, e una serie di persone che, per un motivo o per un altro, si trovavano a vivere lontano dal paese o dalla città di origine, e questo mi ha aperto gli occhi su realtà che non avevo mai considerato prima. Quello che mi lega a Pisa è un sogno. Come città non l'ho mai sentita realmente mia. No, non tornerei ora a vivere all'Aquila. C'è la globalizzazione, tu arrivi qua e ti senti già diversi da tutti, infatti lo sei. No? Il cambiamento è sempre utile. Ci sono tante difficoltà.
se sarà necessario sono pronta a cambiare di nuovo, a mettermi in gioco ancora. Nei prossimi mesi spero mi aspetti qualcosa di grande, di importante, di bello. Speriamo, siamo già in due, quindi speriamo di crescere questa nuova vita in questa nuova città. Spero con tutte le cose a nostro favore. E ora vedremo, il nostro futuro è qui.